Grazie di questa accoglienza, grazie a tutti voi. E io oggi faccio il vigile urbano perché con ospiti così davvero abbiamo un'ora, non c'è il tempo, quindi non c'è nessuna introduzione. E visto che il collegamento funziona, io esordirei, d'accordo con i miei ospiti italiani, che ripeto, di solito si dice non ha bisogno di presentazioni quando la gente non sa chi sei, invece io lo so e lo sapete anche voi, quindi direi di introdurli uno per uno quando al momento della prima domanda, così non facciamo una schiera di... E parto con la domanda. Allora, Martin Wolf è il principale commentatore economico del Financial Times, ha lavorato anche in istituzioni finanziarie internazionali e ha studiato classics a Corpus Christi a Oxford, se non sbaglio. Quando all'inizio, quando era un undergraduate in Inghilterra. La prima domanda è per lui e, se permettete, la facciamo in inglese, che tanto capite tutti, giusto per dare un benvenuto italiano. I'm sure you follow all this, but let me ask you the first question in English, so it's sort of more straight. There was a piece in Corriere della Sera about the you explain why the West is sort of underestimating its loss of influence and power in the world. And you end with a quote by Gloria Swanson. Gloria Swanson at the end of Sunset Boulevard, when she's an aging star, and obviously so, and someone say, you're not a star, and the answer is, I'm big, is the pictures that got small. I remember that quote from you. Before you answer, and the question is, are we sure that the new stars are as brilliant as the fading star of the West? What can replace us? But before you answer, Martin Wolf, let me tell you something that I think you will appreciate, that Gloria Swanson has been briefly, for 45 minutes in the summer of 1954, the employer of Professor Franco Cardini in Florence, because he was selling sort of object for tourists like necklace and stuff. She liked him because he knew about Florence, and she offered him to take him around Florence as a guide. So I'm sitting next to someone who is an employee of Gloria Swanson. Okay, now, this is a question, the only time I will speak English. And welcome to Torino, although from afar. So I hope you can hear me. We can. Good. Now, that was what the Americans would call a curveball. Because I am reasonably sure I never myself wrote a column which quoted Gloria Swanson, and I suspect that the geniuses at Corriere translated my column, if that's what it was, and added this wonderful quote. We're talking, as I said, after the delivery of a curveball. So it's a great pleasure to be with you. What I would like to do, it's sort of, in, if you don't mind, is answer your question in the following way, which is to transcend it, because what I'm interested in is world order, and that involves both the West, well, it involves the world, but of course involves the West and Asia. So let me just talk about what I think is going on with world order, and I think I'll do this very briefly, and I think it will fit. It will provide a sort of answer to your question. So let's go back three decades to the post-Cold War order as we thought of it. And it's incredible, it's just three decades ago. So this was characterized by four things. The unipolar moment, the perception of absolute American dominance of the world. An increasingly global commitment to market liberalization as the dominant form of economic order.
democratic triumphalism, the belief that the democracy was going to spread across the entire world, and finally, globalization and the commitment to global integration. Those were the four features that we thought existed after the Cold War. The translator might want to translate. Va bene. Non so se devo tradurre anche la domanda per il pubblico italiano. Ditemi voi se è il caso di tradurre anche la domanda. No, hanno capito qua. Perfetto, allora mi limiterò alla risposta. Allora, innanzitutto devo dire che in realtà non sono così certo di aver citato io Gloria Swanson nel mio articolo, non credo di averlo mai inserito questa citazione nei miei editoriali, probabilmente sono stati i geni del Corriere che nella traduzione del mio pezzo hanno aggiunto questa brillante citazione. In ogni caso, mi servite abbastanza su un piatto d'argento questo inizio di risposta. Risponderò a questa domanda, è intanto un grande piacere essere qui con voi questa sera, trascendendo un po' questa domanda, perché il tema che a me interessa è l'ordine mondiale, e quindi cercherò di rispondere a questa domanda parlando dell'ordine mondiale che comprende naturalmente l'intero mondo e quindi l'Occidente e anche l'Asia. Quindi parlerò brevemente di questo tema partendo da 30 anni fa, dalla fine della Guerra Fredda, che è impressionante pensare che sia appunto soltanto 3 decenni fa, e in quel periodo l'ordine mondiale era caratterizzato da 4 elementi principali. Innanzitutto questo momento incentrato sull'unipolarismo, la convinzione dunque che ci fosse la forte percezione del dominio americano nel mondo. Poi il forte sostegno della una liberalizzazione di mercato globale. Il terzo elemento era il trionfalismo democratico, quindi la sensazione, la convinzione che la democrazia si sarebbe estesa a tutto il mondo, e infine la globalizzazione intesa come impegno all'integrazione di tutto il mondo da un punto di vista anche commerciale. Queste erano le 4 caratteristiche che distinguevano l'ordine mondiale post Guerra Fredda. Can I just say a little bit more on what's happened? It won't take very long. This order is being broken incredibly quickly. The unipolar moment has been broken by the rise of China and with the rise of India to follow. This is not a rise of Asia as such. It's a rise of 2 great powers within Asia. Market liberalization is being broken by financial crisis, widening inequality, deindustrialization, economic nationalism, and interventionism. Democratic triumphalism has been broken by right-wing populism in the West and the rise of autocracy in the world. And globalization is being broken by a combination of all of the above. In other words, we're now in a completely new world. Questo ordine mondiale però è stato minato, distrutto molto velocemente. L'unipolarismo è stato distrutto dall'ascesa della Cina, seguita poi dall'India, quindi non dall'Asia nel suo complesso, ma da 2 potenze chiaramente in Asia, ma di questi 2 paesi in particolare. Il liberalismo, la liberalizzazione del mercato è stata distrutta dalla crisi finanziaria, dalle crescenti disuguaglianze, dal nazionalismo crescente e dal intervenzionismo crescente. Il trionfalismo democratico è stato messo in crisi e distrutto invece dall'ascesa del populismo in Occidente e di regimi autocratici in altre regioni del mondo. La globalizzazione è stata distrutta e messa in crisi da tutti gli elementi che ho citato precedentemente. Questo significa che ci troviamo in un ordine mondiale completamente diverso. And this then just the very last section. So what might follow from this period? What might we look to the future? And it seems to me we can think about it in 3 possible ways. Global breakdown and war. A Western breakdown. That seems to me quite plausible. And third, a moderately stable multipolar order in which people recognize that supremacy is impossible. Those seem to me the alternatives in what has become, as I said, a completely new global order, at least new compared to what it was 30 years ago.
Possiamo chiederci dunque che cosa seguirà, che cosa succederà in futuro date queste nuove condizioni. Io vedo tre possibili esiti. Il primo, un collasso, un crollo globale e una guerra. Una seconda possibilità è la crisi, il crollo del mondo occidentale. Il terzo, un mondo multipolare dove si riconosce che è impossibile un'unica supremazia, quindi un mondo moderatamente caratterizzato dal multipolarismo. Questi sono i tre possibili esiti che vedo scaturire da questo ordine globale completamente diverso, quantomeno completamente diverso da quello che conoscevamo 30 anni fa alla fine della Guerra Fredda. Ok, ci ho capito bene, la risposta è finita, grazie mille Martin Wolf. Giro a Franco Cardini. Questo libro, che ha il titolo dell'incontro di oggi, La deriva dell'Occidente, all'inizio dice che noi abbiamo raccontato la storia del mondo come la storia dell'Occidente, questo è stato, ma non uno, ma da secoli questo è un errore che continuiamo a fare. Ma attaccandoci alla risposta che abbiamo appena ascoltata, l'opzione numero due che il nostro ospite inglese ritiene probabile, addirittura quite plausible ha detto, quasi abbastanza plausibile, cioè il breakdown, il crollo dell'Occidente, secondo lei è d'accordo con questo? Al di là di quell'errore che mi sembra evidente. Ma direi che bisognerebbe fare un'analisi molto attenta del concetto di crollo. Cosa significa di per sé il crollo dell'Occidente? L'Occidente in realtà, così come noi lo abbiamo usato, si può dire in fondo nei secoli, o abbiamo interpretato all'occidentale moderno certi eventi, per esempio dell'antichità. Non so, è abbastanza comune, ma io del resto lo dico anch'io, che i persiani di Eschilo vengano interpretati, non solo da ieri, come una sorta di manifesto implicito della, e nemmeno tanto implicito poi, della lotta fra un Occidente che è rappresentato dal mondo greco, mondo di fanti pesantemente armati che hanno un sistema di vita razionale liberamente espresso e che difendono la loro terra contro l'Oriente, che invece è qualcosa di immenso, di enorme, a modo suo di disordinato, gente che va a cavallo e tira le frecce, ma nello stesso tempo soggetti invece a un potere ben più duro, ben più verticale, quasi sacrale, rispetto al quale il mondo greco è tutt'altra cosa. Ecco, questa interpretazione dell'Occidente, come gli antropologi, seguendo un'indicazione, mi pare, di Durand, parlano di un Occidente come regime diurno dell'immagine e di un Oriente come regime notturno dell'immagine. La trovo una bella espressione. È molto simile a quello che in fondo diceva Ernest Jünger in un saggio famoso del 54, e poi è stato messo in contrasto con un saggio di Schmitt, invece quello sull'Occidente come Leviathan, che domina geostoricamente l'insieme di terre e di mari, di oceani e di continenti, e l'Oriente come Behemoth, che invece è una potenza solidamente assisa sulla terra praticamente. Questi due saggi molto belli, fra l'altro, sono stati raccolti in un volumetto della Adelphi intitolato Il nodo di Gordio, che ha avuto anche un notevole successo di per sé, che è diventato a modo suo un classico. Sì, ma io le trovo distinzioni qualche volta anche affascinanti, ma proprio per questo pericolose, per una realtà come quella occidentale, limitiamoci all'Occidente, ma Oriente e Occidente sono realtà speculari nella nostra meditazione, e quindi è difficile poi trattarle separatamente, ma sono realtà a entità, a geometria variabile, per così dire.
quando si intende Occidente o si intende Oriente, si confrontano secondo degli stereotipi che poi nella realtà storica non sono mai tali, perché si sviluppano continuamente, si modificano, si confondono fra loro. Ecco, molto recentemente uno storico, un illustre storico dell'antichità romana, che è anche un caro amico, Giusto Traina, ha scritto un libro proprio sulla prima guerra mondiale fra Oriente e Occidente, che è una guerra tipicamente una guerra civile, la guerra civile fra Ottaviano da una parte e Antonio e Cleopatra da un'altra. Forse bisognerebbe dire Cleopatra e Antonio, non semplicemente per una questione di cortesia o di precedenza, e poi potrebbe essere anche contestata in tempi di contestazioni facili, quando si tratta delle precedenze fra esseri umani di sesso maschile o di sesso femminile, poi c'è anche la questione del genere. Ma Cleopatra in realtà è la rappresentante di qualche cosa di molto importante per Roma, ma anche molto diversa. Cleopatra è difficile dire se è una regina egiziana di cultura greca o una regina greca che domina un mondo che da millenni, con una cultura ancora molto solida, soprattutto a livello profondo, a livello antropologico, è la cultura egizia. Però tutto questo viene rappresentato nel microcosmo di una guerra civile che forse con i nostri parametri riterremmo proprio squisitamente occidentale, la guerra tra i fautori del vecchio sistema senatoriale, aristocratico, eccetera, e i fautori invece della nascente democrazia, o della democrazia che si esprime nelle forze armate, nell'esercito, che ha permesso per esempio a Luciano Canfora di parlare di Cesare come un dittatore democratico. Quindi siamo in un pieno, in un problema che è assolutamente pienamente occidentale e che nello stesso tempo riprende una divisione, una scissione per certi versi, una distinzione per certi altri, che è estremamente fortunata, perché la linea che separa, la linea di confine latitudinaria che separa l'Oriente dall'Occidente, è una linea meridiana che più o meno parte dal mondo croato-sloveno e arriva fino alla Sirte. E questa linea che separa i poteri del Senato e di Ottaviano dai poteri invece delle legioni e di Antonio, e quindi anche della sua compagna Cleopatra, è una linea che poi noi ritroviamo quasi esattamente, direi esattamente, ripresa nell'editto di Teodosio, quando Teodosio, 4 secoli dopo, divide la pars orientis dalla pars occidentis dell'impero. Allora siamo portati a dire, per dirci, esiste un occidente alla buon'ora ed esiste un oriente alla buon'ora, però sono valori che poi si intrecciano continuamente e che in realtà nell'analisi storica o antropologica o culturale o filologica concreta molto difficile dividere o distinguere. Quindi se ho capito bene, più che breakdown, che sì, si può tradurre come crollo, sarebbe più un declino, una... Io parlerei di una trasformazione e della necessità quindi di dare poi dei nomi a queste trasformazioni, che è esattamente quello che si fa nel processo storico. Anche per Luciano Canfora parto da un libro, dal suo libro, della crisi dell'utopia, in cui passiamo da Cleopatra a un'altra donna, che era Prassagora. Allora, in una commedia di Aristofane, Prassagora si chiama le donne in assemblea, giusto? Prassagora si vestono tutte da uomo e partecipano a questa assemblea di fatto
conquistano il potere, poi ci sono, era una presa in giro di Platone sostanzialmente. Il cosa non lo sapevo, al liceo classico non l'ho studiato, l'ho trovato qui, però non mi ricordavo, ho letto altre cose di Aristofane, questa no, l'ho letto qui e mi ha colpito. Uso questo per partire dal suo libro e fare una domanda: è possibile che, visto che parliamo della deriva dell'Occidente, che l'Occidente trovi la forza di fare uno scatto di cui adesso non riusciamo a immaginare, magari, visto che abbiamo citato due donne, partendo dalle donne che sembrano decisamente protagoniste rispetto ad altre parti del mondo? Anche a me piace molto Praxagora, è una persona. Si dice che Aristofane fosse stanco quando ha scritto quella commedia, è grandissima, politicissima, lungimirante e anche sferzante rispetto alla costruzione utopistica platonica. E lo scatto dell'Occidente, a parte che di declino dell'Occidente, di Untergang des Abendlandes, si parla da ben più di un secolo, perché il libro di Spengler è nell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, e contiene tanti elementi interessanti ancora oggi. È stato trattato male, Croce lo bistrattava, ma era un personaggio acuto e il libro ancora oggi ci interessa. Perché sono molto prudente quando si adoperano queste categorie generali: decadenza, declino, anche deriva, non saprei. Perché i fattori storici sono complessi. Giustamente lei poneva in rilievo una forza, potremmo dire, inedita, finalmente emergente, che fa capo ad una differenza che non è né di classe né di cultura, ma addirittura di genere, cioè della formazione fisica. Del resto il vecchio Engels aveva scritto una volta che la prima divisione in classi è fra uomo e donna, quindi questo uomo abbastanza acuto ebbe un lampo intuitivo. Ma questo non basta a rilanciare, a dare uno scatto, anche perché la crisi del mondo occidentale, per tale intendiamo il Nord America, l'Europa, perlomeno noi compresi, con qualche sforzo, ha molte cause. Una di esse è la propria divisione interna, una divisione interna ora latente, ora esplicita. Si traduce in conflitti per lo più economici. In passato, prima della bomba atomica, si risolveva anche in conflitti a mano armata, interni all'Occidente. E le cause profonde di quei conflitti non sono scomparse. Anzi, possono addirittura ravvivarsi, sapendo, almeno per un certo tempo lo si è pensato, che il grande nemico, l'alternativa politica, statuale, culturale, ideologica, eccetera, non c'è più. E quindi quello che un tempo compattava l'Occidente, ora, almeno fino a qualche anno fa, non era più sul tappeto. E allora le divisioni interne riemergono. Del resto la vicenda per cui la Germania è sotto scacco rispetto agli Stati Uniti d'America sul piano economico ci insegna parecchie cose. Poi c'è un altro elemento, credo, non privo di interesse, che riguarda un fattore storico del quale non si parla volentieri, stranamente, perché è un fattore storico fondamentale, e cioè la forza delle religioni, che sono un fattore storico primario che mobilita in modo totale la spiritualità stessa delle persone, ma a livelli vastissimi. E questo in passato ha funzionato molto. In fondo la storia che conosciamo degli ultimi millenni potrebbe essere tutta raccontata proprio attraverso lo scontro, il sopravvenire di religioni più forti, più capaci di catturare consenso, le religioni di salvezza, scriveva un grande storico inglese, Arnold Toynbee, hanno sfilato di mano ai guerrieri romani il dominio dell'impero. Cavalcavano per tutto l'impero armati fino ai denti questi
portatori di bisogni spirituali, di religioni, di salvezza, non quella olimpica remota, hanno vinto. E oggi l'area che abbiamo indicato, Nord America, Europa soprattutto, del Giappone non sappiamo, io ignorantissimo non mi permetterei di dire, però anche il Giappone fa parte dell'Occidente, è priva largamente di questa forza che è presente altrove. Ecco, questo è un fattore che potrebbe avere un'incidenza molto forte. Aggiungiamo a questo la promessa di un modello politico sociale migliore, è in parte delusa, se non in maniera radicale, almeno in maniera incisiva, perché le disuguaglianze profonde che la democrazia politica per un verso, la prosperità indotta dal capitalismo per l'altro, si sono non solo rafforzate, ma addirittura diventano un problema primario. Alessandro Arezzo lavora per l'IMES, ha lavorato anche con il governo italiano in passato, però adesso mi interessa questo incarico, e quindi uno che lavora per una rivista di geopolitica come l'IMES. C'è qualche elemento che ti preoccupa più degli altri? Poi la domanda sulla religione vorrei girarla di nuovo a Martin Wolf, sapendo che lui si occupa di economia, ma mi interessa sapere il suo parere su questo punto. Ma c'è qualcosa, o può essere una zona del mondo che noi stiamo sottovalutando, o invece un elemento che stiamo sottovalutando, qualcosa che non riusciamo a vedere? Perché noi abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di oggi, in passato, se fossimo stati qua 7-8 anni fa avremmo parlato di terrorismo, sono sicuro, perché dominava i nostri pensieri in quegli anni lì. O altri elementi, c'è qualche cosa che magari noi adesso non vediamo, però è lì e potrebbe essere il prossimo grande problema per l'Occidente, usiamo il termine convenzionale, ma insomma ci siamo capiti. Grazie, allora grazie molto per l'invito, mi fa piacere di essere qui poi con questi relatori. Io direi, anche per deformazione professionale di quello di cui mi occupo, sicuramente sottovalutiamo l'elemento della tecnologia rispetto a questo ragionamento, e collegato a questo aspetto sottovalutiamo un concetto che secondo me è un più appropriato rispetto a quelli di declino, collasso, che sono stati utilizzati, che è divario interno all'Occidente, divario tra quella parte, per usare alcuni elementi che ci sono anche nel libro del professor Cardini, di questa parte dell'Eurasia, questo subcontinente che chiamiamo Europa, insomma come lo vogliamo poi definire rispetto ai suoi confini, e il suo divario con gli Stati Uniti. Questo, a mio avviso, è l'elemento sottovalutato di questo secolo. La storia di questo secolo è la storia del divario crescente tra l'Europa e gli Stati Uniti. L'Europa non ha più le vele e i cannoni di cui parlava Carlo Cipolla. Perché? I cannoni non ci sono in Europa, cannoni non ne abbiamo, non siamo in grado di combattere, la Germania fa un fondo che poi in realtà non esiste, perché poi ha il problema delle sue regole interne, ma non ha un'industria della difesa che può utilizzare quel fondo, chiaro, non c'è, quindi sono le industrie della difesa americane che prendono il fondo tedesco, se ha questa dimensione. Non ci sono i cannoni in Europa, ve l'assicuro, pensiamo all'intervento in Libia, l'Europa, Francia, Inghilterra non avevano nessuna capacità di portare avanti dei cannoni senza gli Stati Uniti. Non ci sono le vele, perché non c'è la tecnologia. L'Europa non è protagonista non è nemmeno deuteragonista delle questioni tecnologiche di questo secolo, quindi del ventunesimo secolo. Esiste un mercato gigantesco che ha un'importanza essenziale per la capacità di calcolo e il funzionamento delle aziende, quello del cloud computing, dove forse, come sapete, ci sono Amazon, Microsoft, Google, un po' Alibaba,
Baidu, poi in altre categorie Salesforce, non esiste nessuna presenza di imprese europee. Chiaro, in questo continente continuiamo a parlare di regole e regoliamo le cose che fanno gli altri, quindi regoliamo le imprese degli altri. Altri luoghi continuano a creare filiere industriali, noi questa cosa non la facciamo più. In secondo luogo, culturalmente noi sottovalutiamo quello che invece siamo stati in grado di creare. In questi giorni è stato annunciato che va in pensione un signore che si chiama Martin van der Brink. Probabilmente nessuno di noi conosce chi è questa persona, mentre conosciamo, che ne so, Andrea Gianbruno, oppure cose inutili che fanno parte della nostra vita, ma non sappiamo chi è Martin van der Brink. Martin van der Brink è il direttore delle tecnologie e il presidente di un'azienda che si chiama ASML, un'azienda dei Paesi Bassi, che invece diciamo esiste nel mondo, perché questa azienda produce dei macchinari che sono essenziali per la produzione dei semiconduttori più avanzati. Quindi diciamo, se dal mondo sparisce questa cittadina che si chiama Veldhoven nei Paesi Bassi, improvvisamente la nostra tecnologia non può più funzionare nello stesso modo. Quindi questo signore, questo ingegnere Martin van der Brink, quei suoi colleghi con 40 anni di carriera, ora va in pensione, ha costruito un'azienda che fattura 30 miliardi di euro e che è una gemma tecnologica europea. Nessuno sa nemmeno che esiste, noi parliamo di cosa succederà alle prossime regionali, alle prossime elezioni. Quindi quello che sottovalutiamo, secondo me, è l'enorme divario che si sta accumulando sul piano tecnologico e poi anche sull'energia con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti poi sono vincitori energetici dell'ultimo decennio e ovviamente dal 2022 a oggi ancora di più, visto come sono diventati ancora più centrali nell'approvvigionamento energetico per l'Europa. Vabbè, anche un paese come la Norvegia, diciamo, passa piuttosto bene su questo, ma su questo piano, secondo me, noi sottovalutiamo la profondità di questo divario, e la profondità di questo divario rende difficile un impiego di categoria di Occidente, perché diciamo l'Occidente noi l'abbiamo impiegato per quelle vele e cannoni, per la razionalità dello spirito europeo, oppure per un possibile rapporto paritario poi con gli Stati Uniti. Invece io, e chiudo, così ci vedo molto nella realizzazione di quei versi di Goethe, no, che dice pressa poco: America, tu sei messa molto meglio del vecchio continente, invece di avere i basalti e il peso delle memorie sei libera di dedicarti al presente. Però è come se fosse libera, poi con tutti i suoi problemi, l'America, di dedicarsi al presente e al futuro. Invece questo subcontinente dell'Eurasia che non si rende veramente conto di quanto sia profondo questo divario verso il resto dell'Occidente. Questa era una risposta molto ampia e ricca, anche complicata, perché dovremmo spiegare a Martin Wolf, ma non lo farò, lo farà l'interprete, magari, chi era Andrea Gianbruno, ma questo ne parliamo in un'altra occasione. Quindi al nostro ospite inglese chiedo, tornando al suo plausible breakdown, quale gli sembra tra i punti deboli il punto più debole? La religione, perché in Europa, come sa, c'è una grande ansia, anche dopo le vicende ultime riguardano Gaza e Israele, di qual è l'atteggiamento e anche guardando avanti delle persone di fede islamica che vivono fra di noi, o invece la tecnologia, come diceva Alessandro Aresu, o invece l'economia, non solo la tecnologia. C'è qualcosa in cui potrebbe velocizzare il breakdown più di altre in quelle cose che ho detto? I must say that I found this an absolutely fascinating discussion, because it
raise so many different questions and perspectives. Let me just make two or three quick points which culminate in this last one. I do think that, while very fascinating, particularly certainly to me, we must be very, very careful about historical parallels which go back to the ancient world. I think that, and this certainly is when we start thinking about what the East is, or even what the world is, because I think from the 16th century on, and even more in the last two centuries, we created something genuinely new as a result of technology, which is what the last speaker emphasized so well, a global system, an interactive global system. And in the process, of course, for some centuries, I think it's a freak of history, Europe first, what we call Europe, and later the West, which include Europe's most important colony, maybe the United States, dominated that new world completely. And that was the triumph of the West, as it were. And I agree completely also with the last speaker that in the last, I would say, since the Second World War, in almost every dimension that is relevant, the US has immensely surpassed Europe in technologically, I would say culturally too, more controversially, and certainly economically. So that has been the focus. Do you want to translate all that? Then I'll go to say the last bit of what I have to say. Traduco questa prima parte e poi concluderà la sua risposta. Devo dire che intanto ho trovato questa discussione estremamente interessante e affascinante perché ha sollevato molti punti e molte prospettive interessanti. Vorrei appunto, per rispondere alla sua domanda, soffermarmi su alcuni. Innanzitutto vorrei dire che bisogna fare molta attenzione quando si fanno dei paralleli storici con il mondo antico, soprattutto quando pensiamo alla concezione di quello che è l'Oriente, ma il mondo in generale. Questo perché dal XVI secolo in poi, e in particolare poi negli ultimi due secoli, abbiamo creato qualcosa di veramente nuovo grazie alla tecnologia, come ha evidenziato l'ultimo relatore. Cioè siamo davvero riusciti a creare un sistema globale interattivo. E in questo processo è stata prima l'Europa e poi quella che chiamiamo Europa e poi anche il resto dell'Occidente, che comprende anche quelle che sono le colonie europee, la principale, gli Stati Uniti. Ecco, questo Occidente ha dominato il mondo completamente, creando il trionfo dell'Occidente. Sono anche d'accordo con quanto ha detto l'ultimo relatore rispetto a un altro punto. È molto vero che soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quasi tutte le dimensioni che contano, in quelle più rilevanti, gli Stati Uniti hanno grandemente sorpassato l'Europa. Sicuramente in ambito tecnologico, forse in maniera più controversa, direi anche in ambito culturale e certamente in ambito economico. So what I think it's almost completely useless to talk about the decline of the West. It seems to be much more useful to think of the rise of the rest. That is to say, other parts of the world, most profoundly East and South Asia, which are half the world's population, have learned to do what we created and to advance beyond it. It started with Japan. It moved throughout Korea, China, and now India. And that is an inevitable diffusion of know-how, technological, organizational. And ineluctably, the Europeans and Americans, with a population, let's say 800 million between them, a tenth of the world, can't dominate this world. That era of domination is just over, quite naturally. But what we return to
is still a global world, an interactive world. Now then, let me just say the final points. Well, when we start, I spent a lot of my time at the World Bank working on India. And I'm not an expert, but I visited China every year in the last 30. These great civilizations interact with each other and have always interacted to some degree with each other, not least in religion with Buddhism. But they are profoundly different. My own view, for what it's worth, is China and India are more different from each other than either of them is to Europe. And the point, I think, is we have to recognize that European decline is the mirror of other societies and cultures, by European I include Western, replicating what we did well, learning what we did, and what we're going to see is a world with new great powers, a vast influence upon us, which are not necessarily aligned. And one just final little point, China is the most powerful new old player in the system. It isn't a religious power. I'm not clear it's ever been a religious power, but it certainly isn't now. And of course, then we think about Islam, that was mentioned. Well, India is fighting a war with Islam. This new world is spectacularly messy. And the final point I would make, I do agree completely with the very last speaker, that of course Europe is genuinely declining relative to the United States, because for the first time since, let's say, 1600 or 1700, Europe is not at the frontier of new technology. That's absolutely clear, and it's a fundamental transformation of the world that is so. And that's all I have to say. Sorry it was so long. Quindi io penso che sia in realtà quasi più utile di parlare non tanto del declino dell'Occidente, ma piuttosto dell'ascesa di altre parti del mondo. Ci sono infatti altre parti del mondo, l'Oriente e anche il sud-est asiatico, che contano la metà della popolazione mondiale, che hanno imparato a fare quello che noi abbiamo creato e lo stanno replicando. Questo è iniziato dal Giappone, poi si è esteso alla Corea, alla Cina e adesso anche all'India. C'è questa inevitabile diffusione di know-how, di sapere tecnologico e organizzativo, e quindi è ineluttabile che l'Europa e gli Stati Uniti, che contano insieme 800 milioni di persone, quindi soltanto un decimo della popolazione mondiale, vedano finire il loro dominio. Questo è uno sviluppo naturale, però credo che resteremo comunque, nonostante questo cambiamento, in un mondo che resterà globale e interattivo. Io per molto tempo ho lavorato per la Banca Mondiale, mi sono occupato in particolare di India. Non voglio dire di essere un esperto, ma negli ultimi 30 anni ho anche visitato molto spesso la Cina, almeno una volta all'anno, e quindi devo dire che ho imparato a conoscere questi due paesi e a capire che sono due civiltà che hanno sempre molto interagito tra di loro e che continuano a interagire anche a livello religioso, condividendo il buddismo. Ciò nonostante queste interazioni, restano due paesi e due civiltà profondamente diverse, anzi oserei persino dire che la differenza che c'è tra la Cina e l'India è maggiore della differenza che esiste tra ciascuno di questi due paesi con l'Europa. Quindi io credo che sia importante, che dobbiamo riconoscere che il declino dell'Europa in realtà sia proprio lo specchio del fatto che questi paesi hanno imparato a replicare quello che noi abbiamo creato e che abbiamo fatto, e quindi dovremmo imparare a vedere il mondo come un mondo con delle nuove grandi potenze, con una vasta e potente influenza su di noi, paesi che peraltro non necessariamente saranno allineati con quello che siamo noi. Faccio soltanto un esempio: la Cina, che è la più grande potenza
vecchia ma anche nuova al mondo, non è un paese religioso, magari lo è stato in quel momento, ma certamente non lo è adesso, non è una potenza religiosa. Abbiamo citato l'Islam, beh, l'India adesso sta combattendo una guerra contro l'Islam, quindi devo dire che è un mondo che appunto non necessariamente è poi allineato, ma che anzi è piuttosto caotico. Sono anche molto d'accordo con quanto è stato detto rispetto al fatto che l'Europa è genuinamente in declino rispetto agli Stati Uniti, e questo perché per la prima volta dal 1600-1700 l'Europa non è alla frontiera, non è in prima linea nello sviluppo tecnologico, e questo è chiarissimo, è una trasformazione molto profonda nel mondo di oggi. Martin Wolf, in English, your translation in Italian is really good, superb, so congratulations to our translator. Now, back to Italian. Una cosa che non nessuno, la parola che non è ancora uscita, in qualche modo mi ha sorpreso, è la parola democrazia. Noi, sì, non è uscita, lui l'ha detta, però noi ne siamo, non è che il vero, ma non è che noi non... l'orgoglio della democrazia, a me fa davvero impressione il senso di non essere orgoglioso di quello che abbiamo costruito da parecchio tempo. Io ho sentito una lezione di storia in televisione del professor Barbero che diceva che la democrazia greca non era proprio una democrazia, perché, però, da quanto ho studiato e ricordo, mi sembra che c'è un progresso che ci ha portato tutti i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti con tutti le cadute, i Trump del mondo, a costruire qualcosa di cui dovremmo essere orgoglioso. A me preoccupa moltissimo che noi, che in molte parti dell'Occidente di cui siamo parlati, mi sembra che siamo quasi disposti a farne a meno. Molti sembrano considerarla non così importante. È una preoccupazione giusta, visto che parliamo di deriva dell'Occidente, o no? La mia è una preoccupazione giusta, esagerata. Non se la domanda fosse rivolta a me o ad altri. A lei. Bene. Barbero ha detto in forma semplificatoria una cosa che Alexis de Tocqueville sapeva dal 1840, quando lui ironicamente scrive nella Democrazia in Amérique: il cosiddetto popolo di Atene, col suo suffragio universale, non è che una aristocrazia un po' larga, perché si riferisce alla democrazia di una minoranza privilegiata rispetto a centinaia di migliaia di schiavi. Quindi piccola realtà cittadina, possibilità di democrazia diretta, di cui adesso qualcuno parla un po' a vanvera, che era a sua volta un regime di minoranza, una minima parte andava all'assemblea e le elite dirigenti erano i signori che contavano, che avevano la capacità di parlare, la ricchezza, eccetera. Quindi quella ce la dimentichiamo una volta per sempre, e dice, perché altrimenti uno si chiede com'è che quel modello dorme per 1800-2000 anni e poi ritorna. Non ritorna, nasce con il trauma della rivoluzione francese e soprattutto con col movimento operaio. Il movimento operaio europeo che crea il concetto e la pratica possibilmente democratica, che è un prodotto instabile che trova ogni tanto una codificazione formale, ma poi può essere anche svuotata dal suo interno, cosa che appunto la storia di due secoli abbondanti ci fa capire. Quindi non è un modello, è un modo di realizzare l'equilibrio delle forze in campo, questo è, e quindi è qualcosa di importantissimo, purché non divenga, come diceva García Márquez, un fondamentalismo democratico, cioè noi il modello migliore e tutti gli altri che non ci rassomigliano prima o poi ci dovranno rassomigliare. Mi ricordo, l'ho citato qualche sera fa proprio in questa sala, una felice espressione di Alberto Ronchey in un intervento sul Corriere alla fine quasi degli anni 90, in cui diceva: cerchiamo di capire la realtà degli altri grandi paesi del mondo, che sono poi tre quarti dell'umanità, iuxta propria principia, cioè secondo la loro storia che ha prodotto certe forme. Noi diciamo che, qualcuno ha detto una volta, mi è capitato di sentirlo in un dibattito televisivo un po' rabbrividito, ma credo che fosse o il senatore Monti o Casini, insomma uno dei due,
la più grande democrazia del mondo e pensavano agli Stati Uniti. Un po' scherzando mi permisi di dire, ma a rigore l'India, visto che ha anche superato la Cina dal punto di vista demografico, ma l'ordinamento politico dell'India lo possiamo anche lontanamente rassomigliare all'ordinamento politico, per esempio, della Germania federale, che è già diversissimo da quello della Francia, eppure la chiamiamo democrazia. E potremmo catalogare altre forme che talvolta hanno rivelato una grande debolezza. Quindi il termine è stato lentamente demolito come modello astratto e continuamente sul tappeto in tutte le forme possibili. Ma io sono solo un giornalista, per me la democrazia è quando puoi cambiare chi ha il potere senza sparargli o sperare che muoia. Quindi... Questo avviene in molti modi, l'uno diverso dall'altro. Se vuole, non c'è bisogno ogni volta fare una domanda, abbiamo ancora un quarto d'ora. Se vuole intervenire, visto le molte cose che sono state dette, se no continuiamo a spezzare e rilanciare. Io penso che sia meglio, sono sicuro che ha ascoltato sia Martin Wolf che Luciano Canfora adesso, poi dopo cambio argomento con Alessandro Arreso. Quindi non c'è una domanda, un commento, quello che ha sentito? No, io direi che... Ascoltando si impara di continuo e si impara anche la cosa fondamentale, cioè a rimettere in discussione le proprie posizioni. Io ho l'impressione che se si deve parlare per forza, abusando di questi termini, crisi, eccetera, di una possibile crisi della democrazia, così come noi occidentali siamo abituati a considerarlo, insomma, qualcuno dice un po' semplicisticamente, la democrazia è quando ci si confronta, chi prende 50 più 1 dei voti governa e quell'altro controlla, che sarebbe una bella cosa, ma che in realtà poi non succede mai. Ma quello che mi colpisce, qui parlo anche un po' dalla mia esperienza professionale di insegnante, quindi di essere uno che ormai da decenni in questa tragicomica situazione di uno che tutti gli anni invecchia di un anno e si trova davanti della gente che ha sempre la stessa età. E cosa ancora più interessante, ancora più terribile, ha sempre la stessa età, però cambia moltissimo come modo di pensare, e noi la capiamo sempre più difficilmente. Poi bisogna imparare a studiare, ragazzi, non è importante che i ragazzi studino noi e capiscano noi, è importante che noi capiamo loro. Io mi sono trovato in una situazione recente, per la verità non è in Italia, è in Francia, ma non cambiava molto le cose, partendo da un concerto di Eminem si è sviluppata una discussione nella quale io per forza di cose ero partecipe, perché ero quello che coordinava il dibattito, e che mi ha costretto a perdere o impiegare o occupare forse produttivamente il mio tempo studiandomi Eminem. Ora, siccome io ho capito bene, sì. No, ho detto ma forse non ho capito bene, no, Eminem, siccome okay. Io sono religiosamente sì, ma soprattutto musicalmente un monoteista mozartiano. Nei primi tempi ho sofferto, direi, Dio a studiare questo personaggio, e mi sono accorto con un po' di raccapriccio che alla fine ho capito che tutto sommato avevano ragione loro a trovare degli elementi di interesse profondo. Professore, guardi che rispetto a alcuni trapper attuali, Eminem e Mozart, questo lo interrompo. Allora, ora io devo ricominciare da capo, è passata l'ottantina a mettermi a studiare trap, e francamente preferisco risentire Mozart, ecco. Però quello che mi colpisce è, per la democrazia, così come la intendiamo poi di solito al caffè, al bar dello sporco, quando si parla in famiglia, e è questo fatto che la vera crisi della democrazia non è tanto quella oggi determinata dal fatto che si deve confrontare con altri sistemi, con altre situazioni, eccetera, quanto dal fatto che sta
in una situazione per cui potrebbe fiorire liberamente, sta essiccandosi e perdendo valore dal suo interno. Cioè, io capisco quando la gente non va nel mio paese, nella mia città, nella mia famiglia, non va a votare. E non va a votare perché è sfiduciata, eccetera. Ma quando vedo che dei ragazzi di 16-18 anni riprendono, senza aver letto nulla al riguardo, perché l'avessero letto in un qualche libro degli anni 20 o gli anni 30, riprendono alcune fra le più fruste, le più volgari critiche fasciste alla democrazia. La democrazia è una cosa sporca. La democrazia serve soltanto a chi vuol far carriera, vuol far soldi. Ecco, dietro a questo elemento di disseccamento dal suo interno, io trovo una crisi probabilmente reversibilissima, ma che in questo momento è molto profonda e richiederebbe veramente un intervento importante in termini proprio di intensificazione della riflessione su quello che sta succedendo. Oggi succede che le democrazie si stanno quasi naturalmente, dico naturalmente con tutte le virgolette del caso, e quasi naturalmente evolvendo in oligarchie, oligarchie economiche, oligarchie tecnologiche, a cui fa riscontro un crescente disinteresse, un crescente disamoramento del metodo e della sostanza di quello che dovrebbe essere invece, come lei diceva, una gloria, un vanto proprio di noi, ci vogliamo definire europei, occidentali. Ora in questo contesto non mi interessa nemmeno, i due termini possono essere intercambiabili, ed è questo che mi preoccupa della società attuale. Grazie, mi sembra l'espressione essiccamento dall'interno, mi sembra molto efficace, anche perché è evidente che in Europa c'è la disaffezione, chiamiamola così, e anche a me spaventa quando sento ripetere certe frasi, certe offese alla democrazia, senza sapere, soprattutto in Europa, quale potrebbe essere l'alternativa. Allora, essendo il più giovane, il ragazzo fra di noi, mi spiace, ho cinque... Appena giunto negli anni. No, fa niente. Allora, il ragazzo fra di noi, Alessandro Arezzo, è comunque una generazione diversa. Le cose che ha... Emine me lo conosco bene. Troppo agire. Comunque non c'entra con se, ma è veramente impressionante, perché uno crede di capire anche i cambiamenti, li guarda da lontano ma li capisce, poi arriva un momento in cui c'è qualcosa che non capisci più. E la musica trap, per esempio, per me è stata una cosa, ma anche tecnologia. Io ho una nipote di un anno e mezzo che sta imparando a parlare dando ordini a Alexa, vogliamo parlarne? Cioè gira per la casa dicendo cosa deve fare a lei. Comunque non c'entra. Cosa uno della sua, tua, visto che siamo anche un po' colleghi, la tua età, cosa, così, da quello che hai sentito, per rallentare o impedire cosa ti verrebbe da dire? Una risposta costruttiva, non una cosa che non va, ma c'è qualcosa su cui potremmo come società occidentali intervenire per cambiare almeno un po' questa che sembra veramente una deriva? È banale, bisogna studiare di più gli altri, cercare di capire la loro prospettiva, provare a entrare nella loro testa. Questo è un problema generale dell'Occidente. In questo senso vedo accomunati gli Stati Uniti e l'Europa. Prendiamo gli studi attuali degli Stati Uniti sulla Cina. Non hanno, a mio avviso, né la profondità, né l'attenzione, né i numeri quantitativamente rispetto alla sovietologia statunitense. Non so, la grande strategia statunitense non ha più un personaggio come George Kennan, che veramente la Russia, la cultura russa la conosceva in modo importante, con esperienze dirette notevoli. E questo discorso si allarga poi a tutte queste altre prospettive, perché queste vie della modernità dell'Oriente sono molto diverse. Un altro esempio è il Giappone, paese che un tempo era di moda,
appunto quelli con qualche anno di più tra noi lo ricordano, ma le persone più giovani che sono presenti in platea non ricordano il dibattito degli anni 80 sul Giappone come numero uno, il sorpasso giapponese sull'Occidente. Poi dopo un po' arriva la Cina, no? La nuova cosa, e ci dimentichiamo totalmente un paese che soprattutto negli ultimi 2-3 anni ha molte cose importanti, appunto la via della modernità dell'India, che poi mette in gioco anche questo concetto di democrazia, no? Perché insomma probabilmente una regressione democratica si può dire che si sta vivendo nell'India attuale, ma poi ci sono tanti aspetti positivi invece rispetto all'India attuale. Quindi secondo me quello che ci manca è che ci può dare comunque un attu in più, studiare di più le prospettive degli altri, non far incapsulare lo studio di lungo corso e la comprensione delle civiltà e delle prospettive altrui nel fatto che scoppia una crisi in un posto e allora ci interessa una cosa. Dopo 6 mesi non ce ne sbatte più nulla e si passa alla prossima cosa. Non è così che diciamo una cultura cerca di orientarsi in questo mondo che, come è stato detto, è più disordinato e complicato. No, queste diverse vie alla modernità e questo spazio disordinato nella globalizzazione bisogna studiarlo in modo continuo e con un'attenzione di medio e lungo periodo. Questo essere concentrati su questo e non distratti troppo dalle luci intermittenti del presente, secondo me ci aiuterebbe a navigare. Ogni tanto le luci intermittenti, anzi ogni spesso, sono luci di guerra, quindi è anche molto difficile non... La risposta mi è piaciuta molto, anzi poi siamo per chiudere, volevo rivolgere l'ultima domanda, una in più al nostro ospite, però mi permetto di dire, queste è verissimo. Poi un giornalista, io ho visto quando per noi, quando io ho cominciato la carriera, io ho fatto il corrispondente a Londra, a Washington, a Mosca brevemente, ho visitato la Cina tantissime volte, quando scrivevi pezzi negli anni 80 e 90 su questi paesi, la gente te ne parlava in giro. Adesso è l'interesse, ci accorgiamo noi, è per questi temi è completamente scomparso. Si sveglia quando c'è una guerra, ne abbiamo avute due che ci hanno colpito diversissime fra di loro nell'ultimo anno e mezzo. Quindi arriveremo preparati anche al prossimo problema se cercheremo di avere questo sguardo complessivo. Allora, l'ultima domanda per Martin Wolf è questa, mi attacco alla risposta che abbiamo appena ascoltato. Ha anche lei l'impressione che gli altri ci studino meglio di quanto noi studiamo gli altri? Io parlo dei paesi occidentali, quindi i paesi europei, gli Stati Uniti, l'abbiamo detto, mettiamoci anche il Giappone o l'Australia, però l'Occidente per convenzione che stiamo usando anche stasera. Mi chiedo, lei ha studiato a Oxford, io sono tornato, torno abbastanza spesso, sono stato e mi ha fatto veramente impressione, è cambiata proprio la popolazione studentesca di Washington, di Oxford dopo Brexit, e ho letto che in Gran Bretagna studiano 115.000 studenti cinesi, che poi qualcosa si riporteranno pure a casa, e negli Stati Uniti certamente non so la cifra, ma molti di più. Sbaglio o è un'interpretazione possibile che gli altri stanno imparando a capirci di più e noi invece stiamo perdendo la conoscenza degli altri? That's a gigantic question. So on the principle that you must be close to the end, I will just make a couple of comments. I think that I differ somewhat from one of the comments made before. I don't know the state of the State Department or even our Foreign Office. The war against the bureaucracies in our countries
part of the anti-democratic populist sentiment is clearly very powerful. And I can well believe there's no one like George Kennan around. I can understand that. But if you look at academic institutions and academic expertise, I know quite a few of them. I mean, there are clearly very significant scholars in the West who study China, Japan, write books about it. I've met many of them in various conferences, including in China. And while I think there is lots of expertise of a very focused sort of diplomatic kind in China, diplomacy focused in China, and of course in India, it's a more complicated story. I actually would say that our academic institutions remain freer, more diverse in their opinions, enormously much so, and of course, much better resourced than the those in China. Sorry about that. Than those in China or India, let alone the rest of the world. I mean, when we haven't talked about the Middle East and the publication there. So I don't accept that the sort of basic principles, though there are lots of problems of our academic life and intellectual life, has collapsed. I mean, I read so much that is published in the West and see it. It's just sort of staggering. What is true is, as you rightly said, that hundreds and hundreds of thousands of Chinese people come to the West, have come to the West to learn. Many Indians have come too. And my wife is a distinguished academic. She teaches many of them. But the reason they come, let's stand up for what we are good at, is that they expect a better education, of course, better knowledge of English, which remains a pretty important lingua franca, and a better career at home, and a freer environment to think, though it's problematic now because the Chinese government surveillance is so powerful, but a freer environment as well. So I take the view that the fact that we have hundreds of thousands of students in, say, Britain or America or Australia studying, coming from countries all over the world, is a living symbol of the things the West still does well. And, you know, let's be brutal about it, because I have many colleagues in this. There is no Chinese equivalent of the Financial Times. There just isn't. And there never will be, as long as this regime remains. So in the end, and I can go on to many other topics, I would fiercely resist the idea that some core intellectual values of the West and the institutions that have protected and defended them have become globally worthless. Very far from the truth, in my view. Questa è una domanda di portata gigantesca, e poiché ho sentito che siamo vicini alla fine, cercherò di essere breve, però vorrei fare qualche commento. Ora, io non so esattamente quale sia lo stato dello State Department o del Foreign Office, e sicuramente ci sono molti così lotte, avversioni nei confronti delle burocrazie, delle nostre istituzioni. Basta vedere i movimenti populisti che esistono, ed è vero che non esiste un George Kennan, come abbiamo sentito, però devo anche dire che è vero che nel mondo accademico invece ci sono ricercatori, studiosi molto importanti e molto rilevanti nell'Occidente, che invece studiano approfonditamente la Cina e il Giappone, che scrivono libri. Molti di loro li ho anche incontrati e conosciuti, compresi in conferenze tenute in Cina. Quindi è vero che in Cina probabilmente esiste, forse anche in India in maniera più complessa, una forte competenza diplomatica sull'Europa, però io direi che le nostre istituzioni accademiche continuano a rimanere più libere, caratterizzate da una maggiore diversità e pluralità di opinione, e con una quantità di risorse enormemente maggiore rispetto alla Cina e rispetto anche
all'India, senza parlare del resto del mondo. Adesso non abbiamo avuto tempo di parlare del Medio Oriente e di altre parti del mondo, quindi sicuramente ci sono dei problemi nella nostra vita accademica e intellettuale, però io, ecco, voglio dire con forza che invece c'è tanto lavoro che viene fatto. È vero che ci sono anche centinaia di migliaia adesso di studenti che arrivano dalla Cina e adesso anche dall'India, che vengono a studiare nel Regno Unito, negli Stati Uniti. Mia moglie è una docente accademica che insegna a molti di loro, ma vengono nei nostri paesi per una ragione, che è proprio quello di cui dovremmo andare fieri, perché si aspettano di trovare una istruzione migliore, di imparare meglio l'inglese, che comunque continua a rimanere un'importante lingua franca nel mondo, per poi poter avere una migliore carriera, ma anche per essere e studiare in un ambiente più libero, con una maggiore libertà di pensiero. Questo ora per i cinesi diventa più difficile, vista la pervasività della sorveglianza cinese, però questo è quello che cercano. Quindi io credo che la forte presenza di studenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, sia proprio un simbolo vivente di ciò che siamo capaci a fare bene. E poi dico una cosa anche brutale: in Cina non esiste e mai esisterà l'equivalente del Financial Times, questo lo posso dire con certezza, finché quantomeno ci sarà il regime che esiste adesso. Quindi io lo dico appunto con convinzione e con forza, e cioè che i valori intellettuali fondamentali e le istituzioni che li rappresentano e li difendono nell'Occidente non sono in crisi, che non, certamente non sono più senza valore. Ecco, io questo credo che semplicemente non sia la verità. Quindi grazie per questa nota di ottimismo e orgoglio finale a Martin Wolf. Mi riservo di approfondire Gloria Swanson, perché questa devo arrivare a capire chi ha ragione, sicuramente lei. Grazie Luciano Canfora, grazie Franco Cardini, grazie Alessandro Reso. Abbiamo chiuso. Grazie. Grazie all'interprete. Grazie alla nostra interprete. Molte grazie anche a voi. Grazie.